Di nuovo in diretta da Massello e allora siamo qui con di fatto il padrone di casa, perché siamo con il sindaco di Massello, Enrico Boetto. Benvenuti ai nostri microfoni. Ciao, ciao a tutti. Allora, intanto lo vediamo con una divisa in sueco, senza la fascia tricolore, ma con la divisa, diciamo, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Quindi, insomma, ci dice già qualcosa, no, di cosa possa significare essere sindaco in un comune come questo, che ha tutte le caratteristiche, no, di quelle che vengono chiamate le terre alte, di cui fortunatamente si inizia a discutere molto. Arriveremo anche a questo, ma per raccontarci che cosa significa essere sindaco di Massello, io vorrei che ci raccontasse un aneddoto che è capitato molto presto questa mattina, proprio legato alla marcia delle Valli Valdesi. Allora, in verità questo aneddoto di cui stiamo parlando è successo ieri mattina. E ci siamo trovati nella condizione in cui lo scioglimento della neve e i temporali hanno fatto sì che una delle passerelle che ci avrebbe chiuso l'anello di questa marcia delle Valli Valdesi in questa giornata è stata divelta, è stata portata via. E quindi avevamo due opzioni: o annullare quel pezzo di percorso, o rimborcarci le maniche come solo i montanari sanno fare e metterci tutti insieme e rifare questa passerella. E quindi ieri mattina in cinque siamo partiti sotto la pioggia battente incessante e abbiamo ricostruito la passerella in 4 ore. Eh sì, tra l'altro, appunto, usando proprio gli alberi che erano presenti in loco, seccandoli e lavorandoli sul posto, insomma davvero un lavoro che non tutti sarebbero così in grado di portare a termine. Beh, per fortuna fare il sindaco in un comune come questo vuol dire conoscere nome, cognome e attività e peculiarità di ogni cittadino. Io conosco praticamente tutti qua a Massello perché mi conoscono da quando ero alto così, e quindi questo ti permette di andare a contattare tutte quelle persone che hanno delle professionalità acquisite che sono molto importanti per il nostro territorio, e quindi sfruttare al massimo la potenzialità. Ecco, e allora poi, insomma, dopo lo sforzo oggi vedere, insomma, adesso c'è anche il sole, c'è la musica, ci sono le persone, c'è una piazza piena. Sono anche da questi momenti, no, che passa, diciamo, lo sviluppo anche di un paese come può essere Massello, ma come possono essere centinaia di altri in Italia. Beh, per Massello questo è sicuramente una grande cosa, infatti io non smetterò mai di ringraziare Omar per averci dato la possibilità di ospitare questo evento. Per due motivi: primo, perché avere tante persone a Massello vuol dire fare conoscere la bellezza dei nostri territori, fare conoscere un angolo di una valle che ancora è molto molto selvaggia, molto incontaminata. Soprattutto perché questi eventi sono praticamente a impatto zero, no? Quindi non è un evento che crea delle problematiche, va gestito per gli aspetti, diciamo così, di pubblica sicurezza, ma è un qualcosa che fa piacere fare. Chissà che da questa cosa qualcuno non si innamori di questo posto e che quindi ci ritorni. Eh sì, anche perché abbiamo detto prima con Omar, sono tanti anche venuti da fuori, anche da altre regioni, per partecipare a questo evento. Io vorrei collegarmi di nuovo al tema, no, del cosa significa essere sindaco in un posto come Massello. Veniamo da una tornata elettorale che non vi ha coinvolto come comune, ma che ha comunque evidenziato, no, un problema di partecipazione politica. Molti comuni mettono insieme a fatica una lista, alcuni addirittura non riescono e vengono commissariati. Qual è il motivo e quali sono i problemi legati all'intraprendere un percorso come quello di sindaco di un piccolo comune, che comporta anche, insomma, le sue responsabilità, forse non, diciamo, ripagate da una possibilità di poter veramente incidere sulle cose? Quali sono un po' i motivi, ecco, che portano un po' a un abbandono dell'amministrazione dei territori più piccoli? Premesso che Massello in questo si distingue da tutti gli altri comuni, perché alle elezioni in cui sono stato eletto io noi facciamo 57 abitanti ed erano presenti 3 liste. Quindi siamo in netta controtendenza rispetto a tutti grande gli altri. Grande partecipazione. Beh, comunque, quindi, questo dà la misura, no? Anche una peculiarità. Seconda cosa, in verità, qui a Massello il gruppo è un gruppo giovane, il gruppo che mi sostiene, il mio consiglio, il gruppo di maggioranza è un gruppo... Volpe 2, rispondi! Questi sono gli inconvenienti, insomma, dell'avere più di un ruolo nel... E allora, praticamente, quindi siamo nettamente in controtendenza. Logico è che fare il sindaco a Massello vuol dire è una missione. Una missione perché tu sei la colonna portante del comune, perché sei responsabile di ogni cosa succede, dal servizio finanziario, passando per il servizio tecnico, alla polizia locale.
Quindi certo le responsabilità sono tante, bisogna non cedere al sedersi, devi essere attivo, devi essere una persona intraprendente, aver voglia di studiare, di approfondire anche quei temi che non sono nelle tue corde e poi cercare di avere dei collaboratori. Io ho dei collaboratori, dei dipendenti con me che valgono tanto oro quanto pesano, perché sono motivati da una passione, da una voglia di fare, che ogni tanto dico ma non devo anche esagerare perché poi loro mi seguono, ma poi a volte magari si sfocia un pochino. Dopodiché fare il sindaco in una comunità come questa vuole anche dire cercare di tenere insieme la comunità, vuol dire fare delle cose per la gente che ha voglia di vivere qua, cercare di aiutarli, sostenerli e far sì che la vita in un posto come questo, che non è facile, perché vivere a Massello oggi è bello, c'è il sole, ma vivere a Massello d'inverno ha un'altra cosa. Problematiche. Quindi bisogna cercare di convincere le persone che questo ne vale la pena. E per far questo devi garantire i servizi, devi garantire la possibilità di lavorare da remoto, devi garantire tutte quelle cose che il nostro governo cerca di colmare con un sacco di cose che a volte però sono più propaganda che verità. E quindi insomma non è facile la vita del sindaco di Massello, ma viene fatta, vedo, con grande passione. Noi ti salutiamo Enrico e grazie per essere stato con noi, e ti lascio godere a questo punto la festa. Naturalmente insomma hai sempre occhi aperti dappertutto, ovvio. Però spero che non ti impedisca di goderti il tuo paese nella sua maggiore espressione, direi. Grazie mille. Grazie, linea alla regia e pronti al prossimo ospite. Grazie.